Fallen. Benjamin, yes. È per me. Ha adoperato una frase in lingua Bresh, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per rivolgersi al suo omologo albanese, Ilir Meta, nel suo discorso a San Demetrio Corone, quasi a voler abbattere muri e varcare confini ideali. Non a caso, la storia dei due paesi e il parallelismo fra lo stesso Skanderbeg e Garibaldi è stato il pretesto per un riferimento non troppo velato a temi di stringente attualità. Come Garibaldi per l'Italia, Skanderbeg non fu infatti soltanto il protagonista dell'unità albanese, ma divenne nel tempo il simbolo dell'orgoglio nazionale d'Albania. Un simbolo nel quale tutto il popolo delle Aquile si identifica anche fuori ai confini albanesi e difese strenuamente principi e valori che conservano oggi attualità stringente. L'accettazione delle diversità, il rispetto delle identità dei singoli come punto di partenza per l'edificazione di una identità nazionale che trascende e include, valorizzandole, le specificità di ciascuno. La sua figura ci trasmette un messaggio di straordinaria importanza, non soltanto per l'Albania, ma anche per l'Italia, per i Balcani e per l'intero continente europeo. L'eredità più autentica e attuale di questo abile e sensibile stratega, diplomatico e politico che fu Skanderbeg ci ha lasciato è la promozione di un modello statuale che sa contemperare, sa coniugare insieme le differenze. Un messaggio che aiuta a orientarci ad agire in un'epoca nella quale sembrano moltiplicarsi e prevalere artificialmente le tensioni, l'esacerbarsi degli scontri, l'enfatizzazione delle differenze, il miope innalzamento di barriere ideologiche e identitarie che presuppongono una contrapposizione permanente con l'altro,